Ciao a tutti, ecco, benvenuti a questo nuovo video di La filosofia tiene svegli. Oggi siamo qui al castello di Casalgrande in occasione dell'ultimo incontro dell'associazione di cui faccio parte, gli Incontri di Sant'Antonino, e siamo in compagnia di due ospiti. Alla mia destra Stefano Marcellini, fisico e ricercatore, è stato ricercatore anche al CERN per diversi anni, adesso ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e alla mia sinistra Vincenzo Fanno, professore di filosofia della scienza dell'Università di Urbino. E oggi abbiamo parlato del rapporto tra scienza e società e anche della delegittimazione, ad esempio, della figura dell'esperto e di questi difficili rapporti. E volevo partire con una domanda a Stefano, sulla relazione che ha fatto oggi riguardo al rapporto tra scienza e pseudoscienza, cioè perché la gente tende magari a fidarsi di più o intuitivamente a essere più vicino a una spiegazione pseudoscientifica e tende invece a non comprendere una spiegazione scientifica dei fenomeni che possono andare dall'alimentazione fino alle onde elettromagnetiche. Beh, credo che sia perché la pseudoscienza propone delle scorciatoie mentali, propone in genere risposte molto secche e senza ambiguità. La scienza invece richiede approfondimento, la scienza fa distinzione fra casi e casi. Per esempio, abbiamo parlato di una domanda tipica che a volte ci poniamo. Se i cellulari, le onde elettromagnetiche sono pericolose, sì o no? Ora, la pseudoscienza in generale, diciamo il non approfondimento scientifico, dà risposte molto secche, ad esempio i cellulari sono nocivi. La scienza dà una risposta all'apparenza molto ambigua, perché dice che non si osservano evidenze di effettiva nocività per la salute, tuttavia gli studi non sono conclusivi e in via cautelativa i cellulari sono posti in una categoria di possibili cancerogeni, che sembra una risposta molto ambigua, quasi un'incapacità di dare una risposta a una domanda che sembra molto, molto chiara e molto semplice. In realtà è la risposta più corretta, più onesta, se vogliamo, perché la realtà, il mondo in generale, non è fatto di bianco e nero, e quindi è utile distinguere che cosa si intende per nocività. Cioè, noi il fatto che non osserviamo nessun effetto chiaro contro la salute non vuol dire in assoluto che non ci sia, ma significa semplicemente che se c'è è molto piccolo e quindi è necessario avere altri dati in mano per dare una risposta conclusiva. Tutto questo non sempre è chiaro ai cittadini. Quindi infatti i cittadini, anche come sappiamo benissimo, il bias di conferma è uno di quei fenomeni, meccanismi psicologici che portano immediatamente a confermare le proprie preconcezioni, preconcetti, e quindi anche se ad esempio i dati, numerosi dati, ricerche vanno in una direzione opposta, la gente tenderà a sovrastimare, cioè a sottostimare il peso che danno a quei dati, perché tenderanno invece a confermare invece la loro visione del mondo. E oltre a questo bias di conferma, però, ci sono forse anche delle ragioni storiche, ad esempio in Italia, del panorama italiano, di questo scollamento nei confronti delle figure degli esperti e degli scienziati. E volevo chiedere quindi al professore Vincenzo Fano, secondo lei quali sono appunto queste ragioni storiche e che ad esempio nel panorama italiano hanno portato a questo fenomeno? Sì, beh, nel nostro paese, da parte di un certo tipo di intellettuale, c'è sempre stata tra la diffidenza e la sostanziale disistima della scienza come, della scienza naturale, della matematica, come elementi del sapere. E questo ha radici lontane, quello che è forse il più grande filosofo italiano e sicuramente quello più noto fuori dall'Italia, cioè Giambattista Vico, fino a tempi recenti è facile trovare esempi di questo atteggiamento di svalutazione della capacità scientifica, capacità conoscitiva della scienza. Questa non è ovviamente l'unica ragione, perché come è venuto fuori anche nel dibattito di questa mattina, ce ne sono molte altre, come
la compromissione, diciamo, degli scienziati con la messa a punto della bomba atomica, e la scienza conosce il peccato, forse la chiusura mentale di alcuni scienziati, quindi i motivi, il populismo, cioè la diffidenza nei confronti delle istituzioni comunque in tutti i sensi, quindi sono tanti i motivi. Però questa legittimazione culturale in un certo tipo di intelligenza, che in fondo comunque sono costituite da influencer, cioè da persone che vengono ascoltate, è molto importante. Vico nella sua autobiografia diceva che la geometria euclidea è roba per ingegni minuti, e lui, che era ormai abituato alla metafisica, non era interessato, non la considerava importante. Dice che l'algebra assidera l'intelletto e infingardisce l'ingegno, espossa la memoria, cioè termini veramente dispregiativi, e questo punto di vista Croce lo riprende pienamente nella sua Logica del 1906, dove appunto dice: sì, questa roba è per ingegni minuti, ha solo utilità pratica, non ha nessuna capacità di veramente dirci come stanno le cose, e il tentativo di alcuni matematici come Enriquez di rivalutare un rapporto fra scienza e filosofia finisce a carte 48, viene asfaltato, come si usa dire oggi, dal neoidealismo. E questo neoidealismo ancora oggi, a distanza di 100 anni, questo carattere antiscientifico della filosofia, a distanza di 100 anni da questa sconfitta culturale del rapporto fra filosofia e scienza, è ancora vivo, perché se noi prendiamo in mano i testi dei nostri maîtres à penser, da Massimo Cacciari ad Agamben a Recalcati a Galimberti a Severino, troviamo affermazioni radicalmente antiscientifiche, di svalutazione della capacità della scienza di dirci come è fatto il mondo. Questo chiaramente non è la stessa cosa dell'abbracciare le fake news da parte di tanta opinione pubblica, però sicuramente è una legittimazione alta, nobile, di questo atteggiamento. Che poi forse si riflette nelle scuole, dove magari la cultura scientifica non viene approfondita come dovrebbe, nel senso, forse nelle scuole c'è troppo nozionismo e poco metodo, e quindi si fa dopo fatica a orientarsi in questo turbine di notizie che molto spesso possono trarre, se non si ha cultura scientifica appunto, possono trarre in abbagli ed errori. Io sono convinto che gli anticorpi migliori rispetto a questo problema delle fake news, degli antivaccinisti, dei terrapiattisti, degli anti, di tutte le varie forme di pseudoscienza che prende piede, cure alternative e altre cose di questo genere, l'anticorpo più forte è una grande cultura scientifica. Cioè, se nelle nostre scuole tutti i nostri ragazzi, soprattutto quelli che fanno le scuole più importanti e quindi anche più capaci, avessero un'amplissima cultura scientifica, non solo scientifica ma anche storico-scientifica, cioè di storia della scienza, e capire come questi risultati vengono ottenuti, capire a fondo come funziona la scienza, come la scienza produce modelli, come li conferma, come li corrobora, come li mette in discussione, come li falsifica, e quindi acquisire quella sensibilità chiara di come funziona il processo conoscitivo, questi avrebbero degli anticorpi. Questo sarebbe un anticorpo, chiaramente, quindi la conoscenza. Un altro anticorpo che ci suggeriva Marcellini è riconoscere il ciarlatano. Qual è l'identikit per del ciarlatano? Capire subito che quella notizia che mi sta dando, quella sua verità che mi sta calando dall'alto, in realtà dobbiamo subito dubitarne. Qual è l'identikit? Sì, capita spesso di imbattersi in ciarlatani che, per uno che conosce come funziona la scienza, sono evidenti, perché hanno proprio tutte le caratteristiche del ciarlatano. Una caratteristica tipica è che in generale non è una persona del mestiere. Quindi, diciamo, se uno afferma di saper prevedere i terremoti e per lavoro ha fatto l'elettricista ed è un elettricista in pensione, è abbastanza improbabile che sappia rispondere a una domanda così cruciale per la scienza, dove l'intera comunità scientifica ancora brancola nel buio, comunque non sa dare una risposta definitiva. Eppure molti tendono a credere a queste persone quando, non so, non solo nel caso dei terremoti ma anche nella medicina, affermano di saper curare delle patologie, delle malattie incurabili,
gli unici al mondo quando la comunità scientifica di riferimento non sa ancora dare risposte certe. Ci siamo imbattuti in ciarlatani di questo tipo anche nella cronaca recente. L'altra caratteristica è che queste persone non cercano il confronto con la comunità scientifica, anzi scappano dal confronto, mentre è caratteristica comune a tutti gli scienziati, alla scienza in generale, quella di condividere i propri risultati con il resto della comunità scientifica per cercare la conferma, perché la conoscenza scientifica si basa sulla la conferma dei pari, cioè la conferma di altri gruppi di ricerca, e una scoperta scientifica diventa parte della cultura scientifica quando questa è confermata. E spesso loro dicono la scienza non mi ascoltano, però loro sono i primi a non voler offrire i loro risultati, quindi già, certo, questo ci deve far capire che se non c'è però confronto... si propongono spesso come i difensori della scienza vera, quella non ottusa, quella non chiusa di mentalità. La scienza peraltro ha saputo accettare e metabolizzare la meccanica quantistica, che dal punto di vista concettuale contiene degli aspetti incredibilmente fuori del senso comune, quindi definire la scienza ottusa veramente significa di nuovo conoscere poco di scienza. Esatto, il problema della fisica quantistica è uno dei classici esempi che porta la complessità della scienza a essere strumentalizzata per qualsiasi tipo di marketing, che va dalle diete a... adesso il quantico viene utilizzato in contesti che nulla hanno a che vedere con la meccanica quantistica, è diventata una moda e sicuramente un mercato anche dal punto di vista economico. Bene, io se volete approfondire, avere una visione di come uno scienziato può aiutarci a vedere il mondo, a vedere la realtà, vi lascio in descrizione il blog di Stefano, che è sempre molto interessante e anche divertente spesso, e anche l'ultimo libro del professore, Lettere di Democrito a sua figlia. E infatti, se ci vuole brevemente descrivere il libro e poi... Sì, il libro è un invito alla filosofia, è scritto in un linguaggio molto semplice, pensato per il lettore liceale o per il general reader che ha curiosità di carattere filosofico, ed è una carrellata sulle scienze empiriche, compresa la storia, compresa la psicologia e quindi anche le scienze umane, e cerca di far vedere come queste scienze possono arricchire il nostro pensiero filosofico e come in fondo uno dei compiti della filosofia sia proprio quello di costruirsi un'immagine della realtà e, come dire, ripensare la realtà tenendo conto dei risultati più recenti delle scienze e non prescindendo e contrapponendosi a esse. Perfetto, allora ringrazio molto i miei ospiti. Mi dispiace che è suonato il cellulare, l'avevo tenuto spento fino a un attimo. Non c'è problema. Noi vi salutiamo e questo appunto era un incontro degli incontri di Sant'Antonino che teniamo a Casa del Grande. Seguite sul sito e sui social network per tutti gli aggiornamenti per i prossimi eventi. Nel frattempo ricordatevi che la filosofia tiene svegli.